Il segretario della Nocerina Bruno Iovino e il dirigente Franco Tamigi, moderati dall'addetto stampa Alessandra Spinelli, hanno illustrato nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa sera presso il centro scommesse CST di via Orlando a Nocera Inferiore le novità introdotte per la vendita dei tagliandi nell'ambito dei campionati professionistici che riguarderanno da quest'anno anche la Nocerina. Si inizierà dallo Stadio San Francisco, che sarà numerato in ogni ordine di posto. Toccherà poi a comune, commissariato e questura definire l'area detta di prefiltraggio. Si tratterà di una zona adiacente all'ingresso del campo, nella quale ai tifosi saranno controllati biglietti e documento d'identità. Il controllo sarà compito degli steward, che fungeranno da pubblici ufficiali e tramite l'utilizzo di computer palmari garantiranno con celerità l'ingresso all'impianto. I biglietti naturalmente saranno nominali, quelli per le gare casalinghe della squadra rossonera saranno gestiti dal centro scommesse CST, che li metterà in vendita nei sui quattro punti di distribuzione a partire dal martedì prima della gara. I ticket saranno numerati e venduti previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità e per un massimo di 4 a persona. Chi li compra dovrà esibire anche i documenti degli altri acquirenti e recheranno in calce nome, cognome e data di nascita di ogni titolare. Non sarà fatta alcuna vendita allo stadio. Sarà possibile acquistare i biglietti la domenica mattina e fino alla fine del primo tempo della gara, solo nei punti convenzionati CST. Acquistare il tagliando durante la settimana darà però di diritto ad avere uno sconto sul prezzo dello stesso. Per il settore curva, 9 euro invece dei 10 della domenica. Per il settore distinti, 13 invece dei 15 della domenica. Per il settore tribuna laterale, 18 invece dei 20 della domenica. Donne, uomini sopra i 65 anni, ragazzi sotto i 14 avranno diritto all'acquisto dei biglietti allo stesso prezzo della curva, ma avranno la possibilità di accedere a qualsiasi settore. Novità anche per quanto riguarda l'esposizione degli striscioni e l'ingresso di drappi e tamburi. Quest'ultimi saranno vietati, così come sarà vietato introdurre le aste delle bandiere e qualsiasi oggetto contundente. Per l'introduzione degli striscioni si dovrà fare richiesta alla società rossonera tramite una modulistica che potrà essere scaricata dal sito ufficiale e dovranno essere poi approvati dalla Lega. La richiesta andrà presentata almeno 5 giorni prima della gara. Dovranno produrre adeguata richiesta 3 giorni prima della gara anche osservatori delle società sportive e arbitri, mentre per quanto riguarda i giornalisti saranno accreditati solo i professionisti e quelli iscritti all'ordine dei pubblicisti. Presentata infine anche la tessera del tifoso, sarà richiedibile dal sito della Lega. Non sarà obbligatoria, ma permetterà ai tifosi che ne faranno richiesta di assistere alle gare a porte chiuse o alle trasferte, altrimenti vietate alla tifoseria. L'impressione di fondo è che si è voluto stringere ulteriormente la cinghia dopo gli ultimi episodi spiacevoli a livello nazionale e locale. Certo, forse si è esagerato in alcuni passaggi, ma purtroppo sono stati approvati ed emanati dei regolamenti alla quale la Nocerina, come società professionistica, non si può sottrarre. Si spera ora nella disponibilità e nell'aiuto dei tifosi, come potete ascoltare dalle parole di Franco Tamigi, Bruno Iovino e Fabio Principe nelle interviste che seguono.